Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel percorso che dalla cripta di Santa Maria delle Grazie, dove ci sono le reliquie del corpo di San Pio da Pietrelcina, ci porta un po' a visitare tutti i luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, e tra questi ci sono delle diverse immagini, nicchie, dove ci fanno capire un po', ci raccontano attraverso queste didascalie il percorso di studi, l'itinerario di Fra Pio da Pietrelcina quando era appunto studente cappuccino. Qui riconosciamo i conventi di Montefusco, Campobasso, Gesualdo, la chiesa dei Monti di Campobasso, ma a noi interessa andare verso questi altri quattro immagini, dove ci sono i conventi di Serra Capriola, San Marco la Catola, Montefusco e Sant'Elia Pianisi. Ecco, Sant'Elia Pianisi è un convento importante per la storia della vita del giovane studente Fra Pio da Pietrelcina, perché in questo convento lui rimase per circa 3 anni, dal 1904 al 1907, salvo alcuni mesi che trascorse nel convento di San Marco la Catola. E qui lui ha emesso la professione perpetua, per sempre si è consacrato in modo perpetuo al Signore con i voti di castità, povertà e obbedienza, nell'ordine dei frati minori cappuccini. Oggi qui vogliamo raccontarvi quello che lo studente Fra Pio da Pietrelcina, insieme ad altri studenti, scriveva, perché l'insegnante dava dei temi. Non esistono dei registri, quindi non possiamo comprendere quale sia stata la sua condotta a livello scolastico, i suoi voti, però abbiamo dei lavori scolastici di Fra Pio. Tra questi ce n'è uno in particolare che ha chiesto il padre maestro, La lagrima del pentimento. Una leggenda, scrive nello svolgimento, ci tramanda questo fatto. Un innocente fanciullo toccava appena l'11° anno di età. Era sì bramoso per le cose celesti che più e più volte pregò Gesù che si degnasse di chiamarlo presto a sé. E Gesù, che ama le anime dei fanciulli, infinitamente gli disse: «Gigi, allora sarai pago del buon desiderio quando verrai ad offrirmi la cosa a me più gradita». Il fanciullo, lieto oltremodo, non parendogli difficile cosa di trovarla, s'accinge velocemente ad eseguire la sua commissione. Eccolo là, in quel campo di battaglia dove è raccolto il sangue di un moribondo soldato, torna a Gesù e gli dice: «Accetto, Signore, questo è il sangue di un ferito che morendo lasciava sul lastrico moglie e figli». E Gesù gli dice: «Non è questa la cosa a me più gradita? Non è dovere forse del soldato difendere la sua patria?» L'innocente fanciullo allora si porta in un ospedale e qui, tutto intento a raccogliere il sudore di una povera suora che notte e giorno veglia sui letti di quei poverini infermi, quindi ritorna da Gesù e gli offre quelle fatiche che sosteneva la povera suora per amor suo. Ma Gesù gli risponde che non era quella la cosa a lui più grata. Allora il ragazzo si rattrista un poco, non per questo però tralascia il buon figliolo di seguitare a cercare quale fosse la cosa più gradita, che anzi raddoppia il suo studio. Egli è là ai piedi del letto di un disgraziato moribondo che in vita più e più volte si era macchiato la coscienza di atroci delitti, dei quali lo scellerato non mai si era pentito. Allora egli, appena si ammala, giura che nessun prete sarebbe impunemente venuto da lui. Un pio sacerdote, conosciuta la malattia, va dall'infermo per esortarlo a ben morire, ma lo sciagurato, al vederlo, monte in furia e grida: «Qua le armi!» gli dice il sacerdote poi: «Fratello, che vuoi tu farne delle armi? Io ne ho più potenti da opporti, e cioè la carità e la costanza mia». Allora l'infermo, traendo dalle coltri un braccio, scrive il giovane Fra Pio, ripeté: «Non sai che questo braccio sgozzò 12 tuoi pari». «Ti inganni», soggiunse il sacerdote, «il 12° non è morto, perché sono io. Ecco le cicatrici dei colpi che mi hai così dato. Dio mi conservò in vita per salvarti». A queste parole il moribondo si sente malato d'animo, ed egli, che in vita aveva mai versato una lacrima di dolore sui suoi falli, ora si pente e si disciolse in un dirotto pianto. Si confessa, quindi si stringe al collo del suo benefattore, e di lì a poco, con gran dolore dei suoi patimenti, muore nel bacio del Signore.
Il buon fanciullo, scrive Frappio, che aveva assistito attentamente a questa scena, raccoglie le lacrime di quel peccatore e ritorna a Gesù e gli dice: «Prendi, o Padre Celeste, queste sono lacrime di un peccatore pentito». Gesù gradisce sommamente quest'ultima offerta e, stampato un bacio sul volto del fanciullo per avere finalmente trovato la cosa a lui più grata, lo trae seco in paradiso. Ah sì, certamente non vi è cosa più grata quanto la conversione di un peccatore.